Dove sei? In diretta. Aspetta, allora. Mi riporre. Sei in ombra. Adesso è in ombra Giampiero. Allora. Bello fare proprio. Ciao Giorgio. Ciao Andrea. Paola. Ciao. Maria. Ciao Daniele. Tutti i cuori. Ciao Gianni. Ciao Daniele. Buonasera a tutti. Va bene, benvenuti alla nostra seconda Jam in the Attic. Questa volta abbiamo come ospite Giampiero e faremo subito un pezzo antichissimo di John Denver, che la cantante ha chiesto di cantare in re. Sì, la cantante si è persa il plettro, ammasta qui il plettro, abbia pazienza. Ciao! Ci vedete? No, comunque va bene. Ma tanto non c'è niente da leggere. Io sì, mi metto pure gli occhiali. Ok.
One, two, three. Anche un po' più lenta. Hai come detto disperatamente di rallentare. Questo è uno dei pezzi che ci siamo scelti oggi pomeriggio. Mo io non so se c'è un altro col basso. Forse fortuna è finita. Grazie. No, no, il basso fa, non so fare, però. Andrea, ciao, ciao, ciao Paola, ciao. Faccio che mi tocca fare a me col dito qua. Ciao Marco. Accordatevi che siete scordati. Scordati, stonati, fuori tempo. Sì, la seconda. E poi quelli con le corde insieme, se ce n'è una scordata, sgami subito. Batte, fai battimenti. Bene. Oh, io sto cercando di leggere disperatamente quello che dobbiamo. Non lo chiede a me perché. Va bene, adesso ci abbiamo come tutte le volte, siccome diciamo il grosso dei nostri azionisti sono fan di Bob Dylan, abbiamo preparato un pezzo di Bob Dylan. Gli azionisti, il grosso del nostro, c'hanno il Golden Share. Andiamo?
Faccio altre 10 volte e stavo a dire tutto il testo. No, sono sempre un po'. Sono 9 frasi, sono sempre un po' mischiate, però stiamo migliorando. Ah, vedi, Andrea dice: abbiamo ancora il foglio, di volte abbiamo scritto le parole per le ragazze. C'hanno un foglio con scritta la pronuncia. Di answer, my friend. Se ti fai un po' di. Grazie, Anna. Sei arrivata Anna che ci dice: bravi. Sì. Paola, grazie. Ciao Benny, ciao Luisa, Tigo, Agnese, Emanuele, grazie Maria, e Emiliano che è venuto la scorsa settimana a suonare la fisarmonica. Ah. Abbiamo fatto pezzi bravo, simili, ma adesso quando appena ci liberano definitivamente faremo un gemmone di quelli. E anche cioè, con le nostre coriste e con tutte i musicisti. Oh. Va bene, accettiamo commenti sul colore della serata, che secondo me è troppo rosa. Oddio. Però ho dovuto fare le luci mentre c'era ancora la luce del sole, quindi. E il prossimo pezzo è un pezzo di Johnny Cash. Yeah. Che stiamo continuando a fare in tutte le salse. Adesso ora abbiamo anche la salsa armonica che dà. Può fare Bacco, no? Può fare Bacco vuol dire può fare Bacco, lo sapete? Bacco può fare, questo è il significato. Era. E che cosa può, cioè, può fare? Bacco può fare, può farci bere, che ne so, può farci stare. Soprattutto bene, bere. Può suonare Ring of Fire. Bacco può suonare Ring of Fire. Allora. Sì. Allora, questa è in sol. Yes. Quando volete, batto e vado. Sì? I fell into a
Figa. Senti, cara, ma tu forse dovevi controllare se c'era una certa persona che non devi nominare. Perché se così in caso ce la abbiamo il Jolly. Ah, però non so chi. Io lo so. Allora, vediamo. Giulio, Marco funziona anche se sei rosa. Sì. No, qui dovrebbe venire a leggere Giampiero. Benny. Hai provato. Fogerty potrebbe anche essere, non l'abbiamo provato oggi pomeriggio. Grazie. Sì, lo so che il repertorio piace a Gianni. Lo so perché quando fate questi abbiamo gli stessi posti, non so perché. Pure anche bravo, noi facciamo Proud Mary. Ce l'ha presente? Non è difficilissimo. Se ci avanza tempo magari. Va bene, io adesso passerei a. Voglio fare un'ultima americana. Sì, dai. Un Wendy Sense e poi passare alle italiane. Sì. Così c'è l'armonica. No, devi cambiare chitarra, armonica e tutto. No metal, no metal. Facciamo uno spiritualino. Uno spiritualino. Uno spiritualino. Va bene, poi oggi pomeriggio vi abbiamo preparato un po' di canzoni su Roma. Oggi è l'anniversario dei 2 giorni della liberazione di Roma, 4 e 5 giugno 1945. 4. Ma se ci hanno messo 2 anni a fare il referendum? Ci hanno messo 2 anni? 44. Va bene, ci siamo? C'è tutto? Credo. Vuoi dire? Questo strumento si chiama autoarpa, auto perché è automatica, nel senso che anche no, se... Ah no, perché si guida. Si guida, auto, no? Si guida, ci sono dei bottoni magici che fanno fare gli accordi anche se tu non li sai fare, no? Questo li fa da solo, spingi un bottone, puoi fare un do, spingi il bottone del do e quello fa il do, capito? Sì. Vuoi accendere le luci, spingi il bottone delle luci, accende le luci. Vuoi fare il caffè, spingi il bottone, no, tutto quello che volete. L'auto arpa magica. C'è una canzone americana che si chiama Willie and the Magic Arp, però non so di cosa parli, non penso sia... Non lanciamo cose così. Non lanciamo pezzi, poi dopo bisogna fare. Senti, siete illuminati bene? Sì. Ma questi si stanno rispondendo tra loro. Potremmo essere insieme, potete permettervi tutti. Grazie. Oggi abbiamo veramente la clac americana. Abbiamo pagato. Va bene. Oh, when the sea, no margin.
questi tre strumenti in Italia insieme, no? Forse sì, può sì, essere. Forse sì. Può essere, non si sa mai. Bello il coro, figo. Faccio io col dito, eh. Fai tu col dito. Ciao Stefano. Scusate, chi è che sta dicendo per favore fate l'Ella? Tanto stavolta si sa no, che la... No, non ve la facciamo. Cioè, capito? Ti pare che proprio noi tre insieme... Proprio no, assolutamente. Assurdo, no? Mi allunghi l'accordatore? Ti allungo l'accordatore. È l'ultima volta che accordo, che sono stonato qua. Ah no, io quindi devo suonare il banjo adesso. Adesso facciamo un pezzo di Castelnuovo. Ah sì, un pezzo di Castelnuovo. Però dovresti presentare tu, io lo so. Questo pezzo è molto bello, siamo molto contenti di farlo. Aspetta, no, che mi fermo io, c'ho il banjo ancora. Questa è un'altra nina. Di solito facciamo questa, una sì, nina, questa è un'altra nina. Questa non è la Nina Se voi dormite, ma è la Nina, che è una storia di due giovani, due ragazzi che nel pieno della guerra a Roma cercavano di incontrarsi, poi lui è costretto a partire per il fronte, ma lei lo aspetta perché sa, spera insomma, sa che lui tornerà. Poi lui alla fine di fatto torna, perché se no non sarebbe nato l'autore di questa canzone, che è Mario Castri. Pare sì, è la storia. È autobio. È un po' autobio. E quindi Mario Castelnuovo, questa canzone Nina del 1987, forse 4, no 4, non mi ricordo, primi anni 80 insomma. Vai dove sei, tu sperduto mio amore, ogni sera al portone se vuoi ti aspetterò. Capito? Ed è, se facciamo caso alle parole, se riuscirò a leggere, se non mi ricordo tutte, inventerò. C'è lei che mi sostiene per fortuna. È un affresco, si vedono proprio i panorami, i paesaggi, le strade di Roma. Secondo me si vede il tram, il 19, il 30, anzi si chiamavano all'epoca circolare esterna sì, destra, esterna sinistra, forse ancora sì, prima, ancora diversamente. Vabbè, non ci dilunghiamo, sennò finisco. No, siamo qua apposta. Notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. Che Nina ha pianto di paura in latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua. Entra un libro di Liala, la serenità. Adesso è troppo avara, non ti ascolterà. Ed incontrarlo, lui che viene da lontano, probabilmente è stato l'unico regalo. Dove vai? Che fai? Quanti anni mi dai? Credi ancora all'amore? E se ci credi, perché non lo so dove andrò, ti do gli anni che hai, credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi tuoi, non lo so che farò, ti darò gli anni miei, credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Trastevere lo aspetterà, mentre lui sta a San Lorenzo e la raggiunge in tram. E quando l'odio nella guerra aumenterà, soltanto Nina riuscirà a portarlo via. Ma la guerra è giù alla porta e gli ha bussato già. La divisa di artigliere è una fotografia, e Nina non vorrebbe mai
le stelle al soffitto, ho lottato per te, ormai dove sei, mio sperduto, mio amore, ogni sera al portone, se vuoi ti aspetterò, dove vai, dove sei, Nina, aspetta mio amore, passerà presto un treno, lo vedrai. Dove sei, Nina? Credi all'amore, credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi. Grazie. Bene, bene, bene. Ma questa forse i miei familiari non la conoscevano, però adesso la conoscono, penso che il testo gli abbia detto qualcosa. Da un'occhiata. Cambio strumento. Allora, tutti appoggiano la mozione Lella, va bene, ok. Ma guarda, ma che è sta Lella? Pensa un po'. Ancora con Lella. Ma che è sta Lella? Ancora con Lella. Questa è per te. Ciompi spara agli Hotel California. Io lo dico, qui lo dico, dico. Si può sempre sparare. Poi figurati. Agnese, ok, Bonella Barni saluta, ciao ciao ciao, tutti, Bonella, ciao. La frase dell'alba zaino in spalla mi fa ancora male, dice Benny. Dice Benny, dai Benny, su. Prendono un giro, dicono che i tram ai tuoi tempi si chiamavano Calesse. Calesse, vero? Vero. Ma noi avevamo deciso di fare due canzoni per Roma, per l'appunto. La prima, questa, visto Andrea, ti è piaciuta, lo so, perché lui poi sente benissimo i testi, il mio fratello, e quindi mo vedrai che ci pensa. E due canzoni per Roma, avevamo deciso di fare questa della guerra e poi una canzone dopo, così generica, su Roma, no? Roma Capoccia non la vuoi fare? Roma Capoccia? Beh, sì. Vuoi fare su Roma Capoccia, quindi ha bisogno della... Della. Facciamo quest'intro allora la fa diesis, abbiamo detto, sì, sì. Sono pronto a tutto. Tutto. Che dice? Prezzo qui. Giorgio dice che è stupenda. Bella. Si chiama tutto. Nina ed è di un cantautore. Mario Castelnuovo. Mario Castelnuovo. Non Mario Castelnuovo tedesco, che è un musicista del secolo passato, ma senza tedesco, capito? Ce ne sono due versioni, vero? Questa, una più intimista, una originale, una più... Questa sarebbe la Nina, che ha due versioni su YouTube. In realtà poi alla fine ne è rimasta una sola, perché lui, questa qui forse era più bella, poi quella di Sanremo era un pochettino accompagnata, forse troppo veloce. Vabbè, comunque voi d'ora in poi sentirete la nostra versione. Basta. Ecco, quella definitiva. Armonica ce l'ho. La chitarra ce l'abbiamo, il faro rosa sparato in faccia ce l'ho. Tanti occhi e te sembrano di quanto
Pezzo che non ho scritto in scaletta perché mi sono scordato, però era una richiesta che ti ho fatto io prima. Bello, sì, è bello suonare questi giovanotti. Ma subito ora? Bello suonare ora lo facciamo? Quella di De Gregori? Sì, ora. Sì, facciamogliela. Sì, la facciamo. Guadagnate Lella, che si sì, gliela facciamo sudare. Sì, io penso che 20 volte vera arrivata. No, anche più di 20, pensa, guarda. Oh, chi lo fa qui? Bisogna rispondere a Luca che ha scritto JZGWJZYSHS. Ciao Miriam. No! Come si fa? A Maria è piaciuta Nena. E i che è proprio che non mi odo più. Mi mette il capo. Sì. Va bene, questa era mentre stavamo finendo le prove, era una richiesta che avevo fatto e c'ho più me la sta facendo. Oh,
i miei eroi di questa sera. Che meraviglia. Questa qui non l'avevamo ancora fatta, eh? No, non l'avevamo ancora fatta. Bene. Allora, questa era, devi scrollare un po' su perché hanno scritto tante cose, ma io sono troppo lontano. Ciao Alberta, ben arrivata. È la prima volta che ci senti fare Gregorio? Sì, in effetti sì. Perché è per questo che noi stiamo facendo, diciamo, queste gemme, sì. Perché, capite, esatto. così tu, ognuno ci porta qualcosa. Esatto, ci dà Mari, ci dà coraggio. Chiamano dei giovani musicisti. Chiamano dei giovani musicisti. Rampanti. Dei nuovi usciti del Emiliano, sulla scena, grazie. Che dice Emiliano? E ci fa gli applausi. Emiliano, tu devi ritornare per due motivi, già lo sa. C'è Fabrizio Romano che dice che io e Piera Lucchin ti stiamo guardando. Ed è come no, un bacione a entrambi, a ecco. Fabrizio. Ma guarda un po'. Marco Ippolito, sembra vero Giampiero, ma tutti sanno che non può uscire di casa. Non so, infatti abbiamo ricreato a casa mia. Loro mi hanno mandato le foto della sono le luci che fanno sembrare tutto. Esatto. E grazie Stefano che ci dice siamo bravi. Giustamente Paola, abbiamo tolto il telefono a Luca che se un po' stessato. Povero Luca. Che creativo Luca. Grazie Maria, grazie. Bene. Va bene, e adesso sì, Emiliano, torna. Sì, torna. Emiliano è stato il nostro primo ospite fisarmonicista. Dobbiamo sia registrare un pezzo che lui sa proprio registrare bene, fare proprio il video senza interruzioni. E poi io spero sempre nei gemmoni, chi lo sa cosa si creerà da questa cosa. Noi abbiamo suonato insieme, non tante volte. Tu con lei però mai, per esempio. Quindi sono cose che non si sa. Per noi sempre buona la prima. Sì, buona la prima. Questa apparentemente lei si è letta dal 1009. Sì, perché c'è gente che nel 2020 c'è ancora il 1009. Esatto, e c'è gente che pensa di sapere Rimmel, ma poi gli manca qualcosa, quindi se la legge sul 1009. Va bene. Allora, io questo ero un ragazzino di, penso, non i primi anni, però secondo anno di Rubetti, direi. Quando a un campo ti sei introdotto furtivamente. E mi ricordo te e Enzo Iamundo che avete cantato questo pezzo Squarciagola. Quindi si può dire che le mie nipoti l'hanno conosciuto un po' prima di me, ma neanche tanto prima di me. L'ho conosciuto più o meno che ero giovane. Quindi lui è il responsabile del fatto perché io conosco la canzone. L'artefice. Giusto per avere. Do ut des, no? Do. Poi do ut e do. La rotazione ut. Siamo pronti? Mi, no? Sì. Ut que antlaxis. Resonare fibris mira gestor. Vabbè. Maneggio. Voi ve la ricordate? Era ricca. No, perché io poi pensavo, ma questi canto a Sansone, ma stanno dicendo veramente? Il cravattaro. Ma il dubbio di viene. Ma dopo, chi ne so, non è. Ma chi è il cravattaro? Un venditore di cravatte? Non andiamo a specificare. Che poi credo sia una cosa solo romana quella del cravattaro. No? Si dice in altri luoghi d'Italia. Oh, e qui andiamo così. Dai, si bemolle. Wow. Nel vostro segreto
fata, non ne fa niente. E tirami su una lampo del vestito. E te lo voglio dire che so stato io. E so quattro anni che figa. Sì. E questa era la canzone Lella che facciamo oggi per la prima volta. Sì, è un inedito. Io pure non l'avevo mai fatto. Fatti un giro. Carina, piaciuta. Fatti un giro. Tutti dicono Lella, Lella, Lella. Ma tutti dicono Lella. No, ma giustamente Stefano di Lella dice, lo chiede ricordo De Angelis. Ma poi lui si chiama. Se non gli fai Lella, Stefano di Lella. Esatto. Si è cambiato nome apposta per Lella. Andrea, sì, dovremmo fare una Woodstock made in the art con tutti i sessionisti. Sì, perché no? Perché no? Grazie. Luca Lulli, Corrado, ben arrivati. E vabbè, questa è una cosa, facciamo una cosa un po' più calma, una sorta di... Siccome quella sarebbe la canzone finale Nina Nannesca dopo la quale tu spengerai lì. Sì. Pensate bene se volete fare qualche extra, qualche... Cosa un altro pezzo, fa un pezzo di Fogerty, vogliamo provare a fare Proud Mary, no? Quello che volete. Ah. Siamo qui. Io però, se non me la fate suonare... No, però potete anche dire no. Sì, se lui preferisce fare Eddie Everson in the Rain, però non sono sicuro che tu l'abbia mai cantata. No, non l'ho mai cantata, però... Proud Mary ce l'hai, tutta re, poi la... Quando è che passa la linea telegiornale? 10? No, Conte per fortuna non fa più proclami. Si è messo di proclamare. Se vuoi fare Eddie Everson in the Rain, ti faccio un po' di coro sul... No, io non ne so. Pur di non cantarla. No, adesso ti leggo. Facciamo Proud Mary e poi va bene, ok. Ma facciamo la tutta lei. Ciao, c'è uno stacco. Barabà. Quindi comincia do la sol fa 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 sol fa re si mette re. Poi tu butta l'armonia. Vediamo, uno stacco. Questa non l'abbiamo provata, quindi è così. Estemporaneo. Keep on burning, glory, glory,
sono mandato. Passato. Non facciamo auguri, però possiamo dedicare la canzone. Allora, io adesso dico a Marco che stanno facendo un sacco di richieste. No, io non vedo niente. Ma lui farà finta di non vederle. Non vedo niente. Metto di festeggiare un'altra festeggiata di oggi in giro, vero? Non lo so, scusate. Fissato, cambiamo la prospettiva. Come facciamo a capirlo? Non lo possiamo capire. Senti, io direi farlo lo stesso. Se ci fosse, esatto. Poi vale anche, diciamo, vale, esatto, per tutti, vale per tutti, per gli 88, diciamo, per no, ah, certo, no? No? Vale per tutte le tabelline, no? E guarda, per tutte le righe che si sta facendo entrare, dobbiamo fare una seconda puntata, certo. Quindi no, mi stai chiedendo 4, 5, 6, non so. Chiamatela. Allora, qui ci stanno sfidando perché Andrea dice: noi abbiamo vino abbastanza. Ma come non leggo? Certo che leggo. Ciao Fabio, ben arrivato. Noi abbiamo vino abbastanza per andare avanti tutta la notte, hai capito? E Maria 23 birre ancora. Scusa, Maria, ti sei bevuta una birra sola? Va bene, allora noi vogliamo dire a Andrea che intanto ci può invitare a tutti e tre la prossima volta invece che solo a noi due, così. E mo non so, facciamogli un altro pezzo, però facciamo quella. Dicete voi, io posso fare qualsiasi cosa.
Vogliono pezzi italiani, vogliono? Beh, hanno chiesto a Tocchi. Guarda e... Giampiero. Che ne so? A Tocchi. La campana sa come dell'osso. No, le coltellate di Gabriella Ferri. Le coltellate. Facciamo pezzi che hanno un senso. Non te lo ricordo, ma vi seguo, va bene. No, facciamo. Si potrebbe fare. Tanto per cantare. La stanzetta in affitto è trovata. Per il momento va bene. Siamo gente de borgata. Che alla vita. No, non potemo pagare, mi pare. Da domani comincia il carbone. No, ce l'hai forse? No, ragazzi, così. Così non ci arrivate più. Siamo ricchi di volontà. Cuore mio, la speranza non costa niente. Quanta gente c'ha tanti soldi e l'amore no. E stiamo meglio noi che non mangiamo mai. Per ora c'è sempre. Al contrario, ma guarda. Presto arriverà. Ce l'hai? Un lavoro magari aggiornato. È alta per te? Ma va, tranquillo. Un lavoro magari aggiornato. No, troppo alta. Un lavoro. Magari aggiornata, e non va bene, siamo gente borgata, che la vita c'è dietro, siamo nati nel cuore, l'accente, è la nostra realtà, ma le mie ce ne sono tanti, tanti modi ne sono tanti. Vedi, mosse c'era straccio. Ciao. Vi facciamo un ultimo pezzo. Come sei l'allero? Cosa sei l'allero? Bravi, venite. Ok, la Andrea ci ha invitato, è ufficiale. Ma è fatta. Adesso facciamo l'altra Nina. Il là, giusto, mi ricordo bene. Tu devi prendere il martello. No. Il martello. Ti faccio un martello. Dobbiamo dire qualche cosa? No. Giampiero, grazie, secondo. Grazie a voi. Grazie a voi. La prima volta che vieni in questa casa a suonare, quindi ottima inaugurazione. E adesso chiudiamo. Chiudiamo questa serata, poi ne faremo altre. Siccome tutti ci conoscete, potete pure telefonare e dire ciao, come stai? Mi suoni la canzone. E sì, facciamo. Grazie per averci seguito finora. Grazie. Questa è la 59esima diretta, forse 60esima, non lo so. E chiudiamo con una serenata con l'altra Nina. Così potete mettere a dormire i bambini, i quali invece saranno andati a vedere le guerre stellari. Saranno video di TikTok, eccetera, eccetera. Ma ormai io non so. Questa serata piena di dolcezza, pare che non esistano dolori. Cielo gol.
amate. Amore bene, no, non è peccato. Vida si vuoi dormire, sognare che io le bacio, che la dolci scherzò. Grazie a tutti, grazie per averci seguito finora. Alla prossima. Ciao.